Allora, dopo di questo lo condemmio. Ecco qua. Se condemmio che ha asciutto. Vedi qua. Se pulisci l'uva capiglia colore quando viene che si levano i foglie e poi si lavora pure meglio quando si faceva la vendemmia perché non c'è niente innanti, se c'è qualche chicco di terbo si leva prima. L'anno scorso fu una vendemmia, un'annata troppo triste alla quale quasi tutti quanti hanno perduto l'uva. Io qua ho fatto la vendemmia comodamente e non durato da me pure altre aziende da giù mesi in mano, quindi basta sapere quando si fanno i trattamenti e fare la potatura verde, selezione delle gemme tutte quelle malamente che tenono poco salute vengono buttate via e si lasciano quei grappoli a secondo la forza della pianta, che non sono tutti uguali, si lasciano i grappoli giusti per la maturazione, non troppi, se no viene la maturazione scarsa o vino non bene buono. Questa è la suonata, però è molto difficile, è molto impegnata la potatura verde, perché dopo la selezione delle gemme, che si lasciano solo quelli colui che portano a destinazione, bisogna togliere tutti gli stucchietti, questi qua, lo faccio vedere, questi piccolini qua, né? Fammi fare freddo solo, questi sono poco taccariati le grandi, né? Questi qua l'uva a distruggono, vedi? Queste qua, quando queste fogliette qua si acchiappano qua vicino, l'uva non tiene aria. E passa subito, viene la malattia. Allora bisogna lavarli accuratamente tutti gli uccelli qua, li chiamiamo il femminetto, come li chiamano qua, che siamo staccariati a rarangali, modo che rimane l'uva libera. Però tutte le foglie grandi, queste qua, da sotto, sono le foglie maestre, come una mamma che curisce il figlio. Se si togliono queste qua, l'uva non viene sulla maturazione. Però 3-4 giorni prima della vendemmia si devono togliere tutte, perché l'uva, la foglia ha fatto la sua funzione e l'uva deve prendere il sole per prendere un colore. Avete capito quanta sole? Per far venire un ottimo vino, capito? Allora quando l'uva è pigliata per un sole, viene asciutta. Se c'è un chicco marcio, bisogna fare la pulizia. I chicchi che non sono maturati buoni, chi di un vino non fanno venire buono, perché erano fastidio all'uva, capito? E questa situazione è una cosa un po'. Non è chissà quando fosse complicata, è semplice, ma bisogna attendo a fare la selezione. Questi chicchetti qua, questi sono acerbi, questi qua, vanno un vino come una valena. Qualcuno lascia perché non può fare a tutto parte, ma fesseria, però si da fare tutta la pulizia. Vedi com'è questo qua? Questo è un poco marcio, si da buttare via. Questa è la selezione delle piante. Vedi? Però ci vogliono anni di mestiere, non è che la sera la mattina lo fa. Poi quando viene incontro
a st'annata, perché pure quando non è stata un'annata troppo omogenea, perché abbiamo chiappato i ranani, stroppiati tutti i pampani, tutta la foglia su, tutta mezza rovinata. Qua. Comunque l'importante è che uno ha da sapere che tu che da fa, come quando non mi ero curato malato. E qua, per curare la vigna deve fare il medico. E si dilunga la vera sotto, e là sta. Perché se te la fa vino, che non tu può bere, tanto vale la pena, che là su uno come si trova. Questo qui, quando si faceva la vendemmia, lui adesso è libero. Vedi, guarda, fai un momento, vedi. Poi questi qua, questi rami qua, che sono all'esterno fuori, si possono tagliare perché non si mettono per l'anno appresso che fanno capo a frutto. Su questi qua che fanno capo a frutto, i primi due, e se ne lascia sempre uno, se lasciano due, perché se si rompe uno, già, ecco qua. Ehi, questo qui, non chicco che acerbo, questo qua qui, questo si toglie, vedi, guarda, perché tutti quanti non ti riescono a pigliare durante la pulizia che si fa, c'è quell'uva che è già è vicina alla vita. Vedi? E si toglie questo chicco qua, per fare un buon vino. Vedi? Però, durante l'estate, specialmente cattiva come l'anno scorso, bisogna fare i trattamenti con una certa regola, perché se arriva la malattia, l'uvideo, ora per un'ospera la maturazione non viene buona, è vino che fai, non vale 4 soldi a retta. Queste sono le procedure. Nella zona del Cilento, tutte le zone, non tutte, ma quasi tutte, le colline sono favolose per un ottimo vino. Tant'è vero che gli anni, 50-60 anni fa, giunto in America, il vino remoto della Civitella, è arrivato pure al Giappone, internazionale, in Svizzera, è arrivato a tutte parti. Ma dietro, chissà come è successo, si è abbandonato tutto. Allora, chi viene che viene a prezzo non sa perché da fa, ma veramente non sa perché da fa, perché è una cosa molto delicata, tanto è vero che tanto non ci capiscono niente, è un mestiere molto delicato. E dico io, aggiunto sempre, se avete bisogno di cocco a mano, cocco un giorno, io la rapo, primo che moro, che tengo già 82 anni, è una uno. Poi, si erano aiutati dalla politica, dalla gente competente, che non se ne hanno fottuto e che non hanno votato sempre a rete, tuttora cercano di distruggere. Era un'altra maniera. I giovani non sono tutti qua, non sono tutti il corpo loro. Se lamenta la politica che i giovani scappano fuori, i cervelli. Ma la colpa di chi è? Ma che c***o stiamo facendo qua? E no. Poi, adesso che uscite, tutti quanti siamo stati uguaglioni, e fessarie era uguaglione la fa tutti quanti. Ma quando le fessarie sono tollerate e poi mano che si inserisce un uguaglione a crescere, bisogna tenere aiuto, che aiuto non ce n'è stato rinisciuto. Per oggi come oggi, padre mi rimetto giù la zappa. E faceva 40 quintali di vino, faceva lui, gli aveva arruinato, anche a Pafungi, a caccia, ha giocato buono. Ma con tanta tecnologia, trattori, scavatori, strade, acqua rubacino, ringraziando il grande avvocatone Franco Chirico, che ha dato una risorsa che è intramontabile. Abbiamo ridotto i caca, non facciamo niente più, noi siamo solo importatori. Ma è tutto. Un mercato Rovallo era fornito solo dai celentani. Affluivano tutti i paesi, io ero creatura e padre mi portava a fare il grande commercio con Giuccio,
attaccavano i ciucci in tanti Santa Caterina, tu barro sapio, da chi è che lo tenia, da Padre Pio. Tanto era ad attaccarmi i ciucci, tanto lo s'assugliano, e per i muzzicati, cauci, e per i furi pellicole, da, andiamo avanti. Anche la giantina era fornito tutto da noi, boh, stiamo importando tutto. A Vallo, alla di paesi iracheni, c'erano famiglie che si erano aiutate. C'era un'imprenditoria agricola e i prodotti del Cilento. La dieta mediterranea, noi eravamo ricchi. Che è successo qua? Ma richiesta colpa, io mi stavo ripetendo un poco più peggio, perché l'altra volta ho già avvisato. Quando la volevo fa finita? Io non dico ricominciare ieri, ma il corpo si botte, chi stica su attualmente, mo, perché su 100 anni che si stai sbagliando. Però, ricomincia a fare qualcosa. Chi li che ci sono attualmente, chi li che sono passati, erano morti, pace all'anima loro, e andiamo avanti, guardiamo, lasciamo stare il latte versato. Ma volevo pigliare una c***a via, con un sistema, con una regola, con una persona da dare un valore, voi siete senza valori, la gente senza valori non tiene dignità e ti va a scapazzare. A me mi hai rotto tutto, mi hai rotto. Avete rotto il Kaiser. Io ho marcato. Ho fatto tutti questi animali qua. Ho giù abbandonato tutto qua. Tengo 5 ettari di terreno qua. Tutti li abbandono come gli abbelli. Tengo un poco di vigna. Perché ti fanno ricino. E voi avete dato i soldi. A Santo Francato, avete fatto... Ville e villette, tutti in testa male, in abbandono, già gente non può fare affitto la casa. Denaro pubblico, chi va comandato a fare tanta cosa? Avete fatto i giochi olimpici in Coppa Aratara, chi non lo sapeva, tutto scapazzato. Caro direttore, non mi hai scordato. Fra Laurino Gregorio, ma ti prego vivamente, quando vai per televisione, state attento con due caricci. Ha ritto che avete ammazzati tanta capi di segnale che sta accadendo. A me questi che non mi servono, né a me e né a tutti i ciliani. Ne sono i grandi attuali, che si svolgono tutti i giorni e non se ne capisce niente più la mattina e la sera. Che io invece ne abbiamo al mercato, poi ci accattare. Io ci ho fatto i lavori, cane. Non mi ha dato la lira nessuno. E chi si fotte i soldi senza fare niente? Avete capito che stai succedendo qua? Che non sono cose tanto tanto serie qua. Poi un'altra cosa. Quando fu la fiera della canna longa, è un evento a livello luogo mondiale che vanno a mangiare la capra. Tanta autorità politiche, la gente... Ristocrazia. È stato un mondo di piacere a fare per televisione sta gente qua, perché vennero abbinati a un evento che è una cosa che hanno regrato, hanno mandato una cosa che non c'è nome come chiamarla meglio. Quando è stato un capo al parco, un deputato, se non mi sbaglio, re, il 5 Stelle. Ha detto se da fa questo, se da fa che dato, se ne fa. Ma quando si comincia? Quando? Se andiamo per gli accampi, se questa canzone di 100 anni fa. Tra parco e come ti ha montato abbinati, abbiamo passato i 100 anni. Vedete una struttura tesa a qualche cosa. Non si vede niente, dati i dati stirano. I cilindani non sanno sapere che avete fatto. Ma come mai può succedere una cosa che sta nessuno a santo, per l'amor di Dio? Però non mi muovo un capo sotto. Mi riferisco pure o sindaco di Cannalongo, a Capicino, Laurito, ma con tanto piacere che ha portato io questa autorità durante la fiera cosa. Però non siamo accorti queste montagne che fine hanno fatto.
è un disastro, non si può passare nessuna parte. I pastori sono stati causati e gli ha pigliato tenute erbe, tenute da parte, perché non si può praticare, non avete fatto nessuna struttura, non avete fatto niente. La montagna nostra risorgeva acqua e tutte cose, è la fine del mondo, in abbandono. Stiamo importando tutto, stiamo importando da tutte parti. Caro sindaco, io non ti dico che... Cara sera mattina pigliava la bacchetta pace, che mi vorrei niente morti, perché tuo padre è un grande lavoratore di terreno, rana a mano, virino poco, che si può combinare. Perché chi sti qua non fa niente nessuno. Allora, anche quest'anno, Dio ha voluto che mi fatto la vendemmia, anche con grandi e tutte cose. E ora ringraziamo a Dio che ne facesse sta buona a tutti qua. A mente che l'anno che viene, proviamo a Dio che ne rei una mano da qua. Allora, se capita tra amici qualche cosa, ne mi fanno un bicchiere di vino, tenimo pure la faccia di presentare perché viene un vino che è una cannonata. Guarda, la pandemia è asciutta, calda, e beh, è troppo poco. Questa mi sta sempre orgogliosa che è sempre vino del Cilento. Però, io vi ripeto, ha già fatto vino. La gioventù ha pigliato da via e qua a sta attenti se non finisce tutto. Troveremo a Barè la meglio possibile come si può fare che si torna alla terra. Che stanno a tornare i giovani, però siamo sempre da, non ripetiamo più perché i giovani non ci sono. E se di nuovo qua finisce tutto. Quando è morto tuo papà non ne fanno nato, ci arriva un Vaticano. E buonanotte ai cantatori. Io vi saluto e abbraccio tutti il Cilento. Nel modo come avete aderito quando ci fatti i vidui. Mia figlia va mandata, mia figlia hanno mandato i ringraziamenti. Di cuore veramente. E questo è. Mi fanno tregare per tempo sempre gli stessi cantoni. Speriamo che si addirizzo il ciuccio. E che hai cose che cangiassero. No, sulla via del miglioramento che è sempre tardo, non potevo fare niente di più.